La prima torre sgangherata che scorsi in cima alla montagna, posta a guardia del lago, mi si stampò dinanzi agli occhi come un faro di pace, di riposo, di freschi orizzonti. Così Giovanni Verga scriveva nella novella Milano e i suoi dintorni, colpito dal fascino singolare del castello di Baradello, la cui torre è il simbolo del parco regionale Spina Verde di Como. Una vegetazione ricca e numerose varietà animali, spettacolari panorami sulla città, sulle Alpi e sul lago, un patrimonio storico e archeologico che copre un arco di tempo di ben 3.000 anni, fanno del parco la meta ideale per splendide passeggiate in cui natura e cultura sono in perfetta armonia. Gli studiosi fanno risalire il nome di Spina Verde alla singolare posizione del parco, che si trova su una dorsale collinare e che si insinua come una spina a sud-ovest del centro storico di Como e a cavallo del confine italiano con la Svizzera. Ma facciamo un passo indietro, perché parecchi milioni di anni fa il pianeta Terra era molto diverso da come lo conosciamo noi oggi. 250 milioni di anni fa, il suo aspetto era quello di un unico grande continente. 100 milioni di anni dopo, fu l'intensa spinta dell'Africa verso l'Europa a provocare continui cambiamenti. Il nostro continente e il Mediterraneo assunsero una geografia simile a quella attuale, fino a che, circa 10 milioni di anni fa, anche il volto dell'Italia diventò riconoscibile. I fenomeni geologici e i movimenti dei continenti hanno portato alla nascita delle montagne. L'ultimo decisivo scontro che ha dato origine alla catena delle Alpi ha lasciato una lunga evidente cicatrice chiamata linea insubrica. La bellezza del paesaggio del Parco Spina Verde è dovuta a diversi fattori, legati sia all'evoluzione geologica che a quella climatica. Ogni roccia porta con sé la sua lunga storia e osservandola è possibile capire come si è formata. Un esempio? La roccia arenaria, che si formò nell'era cenozoica circa 25 milioni di anni fa per la disgregazione di rocce più antiche operata dalle acque correnti. Nella cava di Camerlata, un vero e proprio anfiteatro ricavato dallo sfruttamento di tale roccia, sono ancora presenti le tracce di infinite azioni con cui la natura ha lentamente disegnato il corso della storia. Ma oltre al passaggio della natura, in questa cava è possibile ammirare l'incessante lavoro dell'uomo. Infatti, proprio questa roccia fu uno dei materiali necessari alla costruzione della stessa torre del Baradello. Treman le foglie con brivido lento. Al bosco verde chi bisbiglia e posa, narra una storia al vento. Così la poetessa Ada Negri omaggiò nei primi anni del Novecento il Parco Spina Verde, che fu teatro di varie civiltà per ben 3.000 anni. La presenza di acque sorgive e l'esposizione al sole che rendeva il territorio adatto alla coltivazione, i boschi ricchi di legname e di arenaria, materiale da costruzione facilmente lavorabile, hanno favorito nella zona sud-occidentale del parco l'insediamento dell'uomo fin dalla preistoria. La prima civiltà di cui si hanno tracce è quella di Gola Secca, che si sviluppò nella prima età del ferro, tra il XII e il IV secolo a.C., e che si concentrava nell'abitato preromano di Como, chiamato Comum Oppidum. La posizione di controllo dall'alto del rilievo collinare che dominava la valle e le vie d'acqua ha favorito, secondo gli studiosi, questa porzione di territorio, rendendola il centro principale della civiltà di Gola Secca. Tra le località dei ritrovamenti, i villaggi di Pianvalle, la località di Prestino e quella di Albate. Visitando l'abitato di Pianvalle, possiamo immaginare gli usi e costumi di quell'antica affascinante civiltà. Sono ancora visibili i fondi di capanne a base rettangolare, delimitati da muri di ciottoli costruiti a secco. Dall'insediamento provengono testimonianze della lavorazione di metalli come fornaci, utili alla produzione di manufatti d'uso quotidiano. Un grande masso presente in quest'area conserva sulla sua superficie numerose incisioni rupestri. Si tratta di una roccia altare connessa probabilmente con culti delle pietre e culti solari. Degni di nota sono le incisioni a forma di triangolo da legare ai simboli della fertilità. Figure cruciformi e di tipo antropomorfo dotate di piccole corna, oltre alle tipiche coppelle con la loro forma semisferica.
Su diverse rocce della zona, inoltre, sono rimasti segni di affilatura e sfregamento di oggetti metallici. Un altro dei simboli della devozione che, in base alle ricerche, caratterizzava la civiltà golasecchiana è la fonte della Moyenka, una fonte d'acqua a sorgiva situata alle falde meridionali del Monte Croce. Qui, ancora oggi, il 21 dicembre, giorno del solstizio d'inverno, i raggi del sole penetrano all'interno della galleria, esaltandone l'antico carattere mistico e propiziatorio. La seconda località di ritrovamenti archeologici è Prestino, nella zona sud del parco, con le sue capanne a camera, come quelle denominate Camera Grande e Camera Carugo. Ciò che resta di questi insediamenti ha portato gli storici a ricostruire, partendo dalle fondamenta, una tipica struttura abitativa di epoca protostorica. Nel pavimento sono riconoscibili le tracce dei pali che sostenevano il soffitto e una serie di canali di scolo. Le camere avevano struttura rettangolare scavata nella roccia su due o tre lati. Il piano inferiore era utilizzato come magazzino e stalla, mentre la zona abitativa veniva costruita in elevato. La copertura era in paglia e l'intera abitazione era rivolta a sud per avere la massima esposizione al sole. Si ritiene che in questo periodo sia entrata in uso la scrittura, come dimostrerebbe l'iscrizione sull'architrave di Prestino. Un testo scritto da destra a sinistra e racchiuso entro una sorta di binario. Sempre nell'area di Prestino è possibile rintracciare un'ulteriore testimonianza dell'antica civiltà di Golasecca, il cosiddetto roccione di Prestino. Sono presenti diverse incisioni, tra cui gradini intagliati e fori di ampia dimensione e profondità, tra cui uno a sezione circolare, interpretabile come struttura di una tomba. Particolarmente importante è la figura antropomorfa incisa sulla pietra. Questa immagine, nota con il nome di Uomo di Prestino, è ritenuta tra le più antiche e la si può ritrovare anche in altre aree dell'arco alpino. Ma i segni lasciati dagli antichi abitanti sul territorio del parco raccontano anche la quotidianità delle loro azioni. Poco distanti dal roccione di Prestino sono visibili le cosiddette tracce di carro, caratterizzate da un doppio binario inciso sulla roccia arenaria, conseguenza del continuo passaggio di slitte trainate a mano o da animali adibite al trasporto di materiali. Ad un chilometro di distanza da Pianvalle si trova la località di Albate. Qui due rocce presentano numerose incisioni figurative con coppelle collegate tra loro da canalette. Uno di essi è il cosiddetto Masso delle 100 coppelle o della Vignetta, la cui superficie mostra oggi una serie di coppelle apparentemente senza ordine, una figura antropomorfa ben visibile e delle tracce di antichi percorsi lungo i quali venivano fatti scorrere liquidi in occasione di riti religiosi legati alla fertilità. Dopo aver attraversato con coraggio mezza Europa e una parte del Medioevo, eravamo accampati in una valle rocciosa, profondamente incassata, una gola selvaggia alla frontiera italiana. Hermann Hesse ambientò in questi luoghi selvaggi il suo pellegrinaggio in Oriente. Ed è proprio in questa splendida cornice naturale che si staglia, come una sentinella di pietra, il castello Baradello con la sua torre. Una fortificazione che gli studiosi fanno risalire agli inizi del Medioevo e che, dopo essere stata distrutta nella guerra dei 10 anni tra Como e Milano, fu ricostruita dal Barbarossa in seguito alla vittoria su Milano e alla pace del 1158. Nel XVI secolo la costruzione fu distrutta ancora una volta dai dominatori spagnoli per evitarne l'utilizzo da parte degli austriaci. Il primo intervento di recupero fu portato avanti solo agli inizi del Novecento, grazie ad un pressante appello del comitato cittadino che contribuì alla restituzione del monumento al comune di Como. Il nome del castello deriva dal vocabolo celtico bar, che indica un luogo elevato. Le ricerche archeologiche hanno portato alla luce vari elementi che ci aiutano a ricostruire l'architettura del castello. La chiesa di San Nicola o San Nicolò, datata a VI secolo, era la cappella del complesso fortificato. Un'unica navata con abside terminale, i cui muri perimetrali erano situati direttamente sulla roccia. Accanto ad essa vi è un edificio quadrangolare, mentre nella cerchia muraria interna che circonda la torre
è possibile vedere i resti di una cisterna coperta a volta. Una seconda e più tarda cisterna a cielo aperto e di forma trapezoidale si trova vicino al perimetro del castello ed era probabilmente utilizzata per le riserve di acqua. Lungo il perimetro esterno della fortificazione vi sono gli ambienti per l'alloggiamento delle guarnigioni, oltre ai magazzini per la conservazione delle vettovaglie ed il forno. Infine, il lato nord del castello era destinato alla preparazione del pane, con la macina di epoca viscontea. L'unico elemento sopravvissuto al tempo e alle battaglie è la torre, dalla cui sommità si può godere di un panorama di inenarrabile fascino. Se ne stanno fermi come a casa loro nelle trincee, quasi che abbiano giurato di volerci fare i vermi lì. Finalmente domani ripiglieranno l'offensiva, romperanno il fronte tedesco. In un frammento della Cronaca di Marco Leccio, Luigi Pirandello commentava così la quotidianità della Prima Guerra Mondiale, durante la quale il suo stesso figlio era stato fatto prigioniero. Il Parco Spina Verde ospita nella zona circostante il Sasso Cavallasca alcune opere di difesa della Grande Guerra che facevano parte della cosiddetta Linea Cadorna, linea di difesa alla frontiera nord che dalle valli ossolane arrivava fino ai passi orobici. Fu il generale Cadorna, infatti, dopo l'entrata in guerra dell'Italia il 24 maggio 1915, a disporre tra il 1916 e il 1917 la difensiva e i piani di movimentazione delle truppe, reclutando il maggior numero possibile di forze attive per occupare le zone di guerra. Un'attività faticosa che impegnava i militari dalle 6 alle 12 ore giornaliere, 7 giorni su 7, e nella quale i rischi erano innumerevoli. La caduta di un blocco di pietra, un operaio gravemente ferito. Questo è il titolo di un articolo pubblicato il 12 marzo 1917 su La Provincia di Como. Una disgrazia è avvenuta nei pressi montuosi dove si fanno delle scavazioni del Masso con Mina. Secondo una relazione per il segretario generale per gli affari civili del 23 novembre 1916, la situazione lavorativa sulla frontiera nord con la Svizzera occupava 35.000 operai borghesi alle dipendenze di 35 impresari e circa 1.000 soldati del genio, di artiglieria e della milizia territoriale. Il reclutamento avveniva in genere senza alcun contratto. Il guadagno netto aumentava nelle zone dove particolare era l'urgenza di finire, oscillando tra i 35 e i 55 centesimi all'ora per operai non qualificati e da 45 a 85 per quelli qualificati. All'interno del parco è possibile visitare trincee e cunicoli del fortino del Monte Sasso, un sistema complesso che parte dalla galleria centrale a forma di U, utilizzata come deposito di armi e viveri o come luogo di riposo per i soldati, e che si dirama poi in trincee e angusti camminamenti scavati nella roccia. Vari sono i punti di osservazione, le piazzole da mortaio e le postazioni per mitragliatrici. Un'altra testimonianza risalente al periodo bellico, il secondo conflitto mondiale in questo caso, è rappresentata dalla polveriera di Albati. Essa sorge nell'area della Valbasca, in uno dei più interessanti ambiti dal punto di vista ambientale dell'intero parco Spina Verde. La scelta fu di tipo strategico. In caso di esplosioni, la conformazione morfologica della zona avrebbe limitato i danni alle aree circostanti. Oggi la Valbasca è una meta preferita per sportivi e semplici camminatori desiderosi di immergersi in un'atmosfera suggestiva e senza tempo, dove ampi prati erbosi si alternano a boschi di latifoglie. Ma le bellezze storico-ambientali non finiscono qui. Un luogo di indubbio fascino è rappresentato dalle sorgenti del fiume Seveso, poste nella parte sud-occidentale del parco, a due passi dal confine svizzero. Il nostro viaggio continua, perché la posizione di confine del Parco regionale Spina Verde lo ha reso non solo un luogo di difesa, ma anche il punto ideale per il contrabbando tra Italia e Svizzera tra il 1950 e il 1970. Lungo l'area umida di Paré, splendido habitat naturale per numerose specie di piante ed animali,
corre il confine italo-svizzero segnato da bassi cippi di pietra e sul quale è possibile ammirare il punto più a sud di tutta la Confederazione Elvetica. Lungo il confine fu costruita, sul finire dell'Ottocento, la cosiddetta Scala del Paradiso, che con i suoi 900 gradini collega Ponte Chiasso con il Sasso di Cavallasca. Eretta in origine dalla Guardia di Finanza per la perlustrazione del confine italo-svizzero, fu poi paradossalmente utilizzata dai contrabbandieri per i loro traffici clandestini. Rimangono oggi ampie parti della ramina, la rete di confine, sulla quale i militari stessi posero dei campanelli per segnalare il passaggio dei contrabbandieri. Un parco di confine, quindi, quello della Spina Verde. Ma come è noto, la natura non ha confini. Allora perché non andare alla scoperta di questi meravigliosi luoghi ricchi di fascino, dove storia, archeologia, ambiente e cultura si fondono per dar vita ad uno splendido spettacolo godibile ogni giorno dell'anno?